Cosa succederà? Ci arresteranno. Perché servirebbe? Solo a far crescere l'odio, a farvi sentire vittime di un sistema ingiusto. Una volta usciti di prigione, tornereste a essere due convinti criminali pronti a rifare tutto alla prima occasione. Se io le dicessi che in realtà nulla di quello che ha visto è accaduto realmente, che si è trattato, come dire, di una simulazione, di una messa in scena. Immagina di svegliarsi domani mattina e accorgersi che tutto quello che è successo non era altro che un sogno, che siete liberi di tornare alle vostre vite. Come si sentirebbe? Felice, è questo che noi vogliamo. Cittadini felici, nient'altro che questo. Immagini di poter vedere il futuro un attimo prima che accada. Immagini di poterlo osservare come in un film, studiarne le cause e modificarne quel tanto che basta per fare sì che non avvenga. Che bello sarebbe, quante vite risparmiate. Purtroppo però tutto quello che possiamo fare è cercare nella vita che scorre dei segni, degli indizi di quello che accadrà. E non è facile, perché ciascun evento, per quanto semplice, ha in sé miliardi di cause che noi non possiamo conoscere. Se si impara ad ascoltare, si può sentire per esempio un grido di rabbia lontano. Ma poi le grida aumentano, diventano un pericolo, possono organizzarsi, trovare un motivo comune d'odio, diventare un movimento di migliaia di persone, trasformarsi in uno di quei futuri pieni di orrore che non avremmo mai voluto vedere. Rivolte, guerre, sangue, vittime innocenti! Se solo quelle persone potessero fare esperienza di quel futuro che stanno progettando nelle loro menti, viverne le conseguenze in anticipo, capire le sofferenze che causerebbero, non cambierebbero idea? Noi siamo convinti di sì, ed è questo che noi facciamo. Noi doniamo alle persone la possibilità di non sbagliare, facendogli vivere l'errore un attimo prima che lo commettano. E l'odio che hanno nel cuore poco a poco si affievolisce, la fiamma si spegne e torna la rassegnazione, con la speranza che le cose possano cambiare. Non la felicità, perché il mondo non è un luogo felice, ma almeno la pace. Ed è questo che noi facciamo, portiamo la pace, nient'altro che questo. Se vai su Google e digiti il cambiamento climatico è, vedrai risultati diversi a seconda di dove vivi. In alcune città vedrai che il completamento automatico suggerisce il cambiamento climatico è una bufala, in altri casi ti suggerirà il cambiamento climatico sta causando la distruzione della natura e questo non ha niente a che fare con la verità sui cambiamenti climatici, ma dipende da dove stai digitando e da ciò che Google sa riguardo ai tuoi interessi. Vanno considerati come 2,7 miliardi di Truman Show. Ogni persona ha la propria realtà con i propri fatti. Col tempo si ha la falsa sensazione che tutti siano d'accordo con te, perché tutti nella tua bacheca sono proprio come te. E una volta che sei in quello stato, a quanto pare sei facilmente manipolabile, nello stesso modo in cui potrebbe manipolarti un mago. Un mago che vuole mostrarti un trucco con le carte ti dice: scegli una carta, una qualsiasi, ma non sai che ti ha teso una trappola. Ti sta forzando ed è così che funziona Facebook. Abbiamo a che fare con insiemi diversi di informazioni. Quando ciò accade su larga scala, non sei più in grado di fronteggiare o persino fruire di informazioni che contraddicono quella visione del mondo che ti sei creato. Ciò significa che smettiamo di essere individui oggettivi e costruttivi. Questo è quello che ogni impresa ha sempre sognato: avere la garanzia che se viene inserita una pubblicità, avrà successo. È così che fanno affari, vendendo certezza. Per poter avere successo in questo settore, devi solo saper fare grandi previsioni. Le grandi previsioni hanno un imperativo. Servono molti dati.
Ecco, non volevo disturbare col microfono, l'avevo spento. Benvenuti a tutti e a tutte a questo secondo appuntamento del nostri live talk, gli appuntamenti del Festival Scienza per Aria. E in compagnia mia vedete Massimo Mazzotti da Berkeley e Riccardo Mini dall'Italia. E adesso passo subito a presentare i nostri ospiti. Allora, Massimo Mazzotti è professore di storia della scienza all'Università della California a Berkeley, appunto da dove si è collegato, e diciamo che la sua ricerca esplora in particolare la dimensione sociale e culturale delle conoscenze logico-matematiche e di tutti quei saperi, di tutte quelle tecniche molto formalizzate che sembrano apparentemente così distanti dalle nostre vite. Il compito del professor Mazzotti è quello proprio di avvicinarcele. Lui tra l'altro è anche direttore di un centro di ricerca dove da alcuni anni si stanno proprio analizzando e studiando tutte le implicazioni sull'uso degli algoritmi digitali e di tutte queste forme di vita emergenti che animano la vita algoritmica. Ieri abbiamo fatto un incontro sui batteri, sui microrganismi, e gli algoritmi si stanno comportando un po' come loro, stanno creando una società a sé stante, e di cui sentiremo adesso parlare. L'altro ospite, Riccardo Mini, autore teatrale, drammaturgo e appassionato proprio alle contaminazioni dei generi, dei linguaggi e anche all'applicazione dei principi che sono proprio principi base del linguaggio drammaturgico, del linguaggio scenico, applicato ad argomenti diciamo meno usuali, alla matematica, ma anche poi alla musica, alla danza contemporanea, eccetera. Riccardo Mini, con Riccardo Mini collaboriamo da anni, insieme a lui, insieme a Valentina Colorni, 20 anni fa, siamo stati un po' dei pionieri del teatro scientifico, abbiamo inventato il teatro in matematica, di cui appunto Riccardo Mini è l'autore. E, questo progetto che dura da tanti anni e che è ancora, diciamo, in auge. Perché siamo qui? Cioè perché siamo qui in questo terzetto? Perché diciamo questi live talk avrebbero un po' l'intento di farvi conoscere esperti di argomenti scientifici, scienziati, anche di tematiche scientifiche, messi in dialogo con invece esperti del mondo dello spettacolo per vedere come questi argomenti possano venire rivelati e raccontati attraverso i linguaggi performativi, attraverso i linguaggi che ci appartengono. E come del resto stiamo facendo noi con la nostra compagnia Compacta dei Teatri, con Riccardo, con gli altri componenti della compagnia. E questo è anche un po' il senso di questo prologo che avete visto. Che cos'erano questi due elementi che abbiamo messo insieme? Uno è un estratto di uno degli spettacoli del teatro in matematica che abbiamo messo in scena nel 2014 come autore Riccardo Mini, in cui l'attore, siamo la sottoscritta e Vladimir Todisco Grande, che interpreta il ruolo di uno strano scienziato, uno strano controllore della società. In questo monologo di Vladimir sentiamo proprio, ci sono dei semi, delle tracce, pur essendo scritto diversi anni fa, di quello di cui parleremo oggi. Il secondo contributo invece ci è stato suggerito dal professor Mazzotti ed è, diciamo, sono dei frammenti riconoscibilissimi di questa serie Social Dilemma che sta appunto furoreggiando su Netflix, dove abbiamo estrapolato alcuni frammenti, in particolare l'ultimo conclude proprio con Shoshana Zuboff, che è la sociologa e scrittrice americana, autrice di una sorta di summa di quello di cui racconteremo oggi, che è il capitalismo della sorveglianza, che anche ci ha ispirato nel titolo di questo incontro. Un'ultimissima cosa, questo incontro in realtà è un po' una specie di prodromo, un po' preveggente, un po' preventivo di qualcosa che sarebbe dovuto andare in scena. Queste tre persone che vedete qui avrebbero dovuto collaborare, avevano già cominciato a collaborare per mettere in scena l'argomento di stasera, però purtroppo quell'esserino incoronato che sta tormentando le nostre vite ce l'ha impedito. E allora noi stasera ci ritroviamo a fare il brainstorming su come potranno prendere delle vie teatrali questi argomenti, così condividendolo con voi, indagando un po' insieme a voi come questo potrà venire. Prima però dobbiamo conoscere un po' qualcosa di questo argomento, quindi io inviterei
professor Mazzotti a introdurci, a farci da anfitrione nell'appartamento degli algoritmi e similari. E invece poi a seguire ci sarà Riccardo Mini che si aggancerà per appunto le riflessioni sulla trasposizione drammaturgica, ma anche per fare delle riflessioni su che cosa significhi oggi questa intersezione tra arte, scienza e vita. Prego, Massimo. Grazie Jenny, grazie dell'invito e di aver creato le condizioni per questa bella conversazione. Allora, tu hai menzionato la pandemia, il virus, e quindi partirei da lì solo per enfatizzare come questi ultimi mesi sono stati cruciali nel creare una coscienza di certi processi che in realtà erano già in corso, ma che la pandemia ha accelerato, no? Quelle che in un altro contesto ho chiamato accelerazioni algoritmiche, ossia il fatto che le tecnologie della distanza, no? Per creare distanza fisica tra di noi erano già esistenti in larga parte, solo che la pandemia le ha rese per molti versi innecessarie, quindi ha creato un elemento di accelerazione. E se ci pensate, per chi si ricorda l'11 settembre, è un momento che si riconnette a quell'altro momento molto importante di cambio di passo nella tecnologia. In quel caso era la raccolta dei big data, no? In quel caso era la questione era la privacy, no? Chi può controllare le nostre conversazioni, cosa ci diciamo, l'informazione che rilasciamo quotidianamente? E nel caso invece la risposta fu: bisogna raccogliere il più dati possibile, perché questi dati ci potranno proteggere come società, no? Quindi ci fu una sorta di risposta a un'emergenza, una situazione di eccezione che richiedeva una risposta emergenziale. Adesso qui c'è stata una crisi, diciamo, sanitaria e di gestione politica di questa crisi sanitaria, e anche qui adesso ci sono dei cambiamenti molto importanti che hanno a che fare con la tecnologia e con quelle infrastrutture che vanno dai social media alle diffusioni di informazione e così via, che strutturano la nostra vita in maniera sempre più pervasiva. Quindi un primo suggerimento è di non vedere queste come una serie di crisi disconnesse a cui rispondere così, momento per momento, in maniera contingente, ma c'è una struttura di lunga durata. Ci sono delle strutture di lunga durata che è importante vedere, e delle connessioni tra questi diversi momenti di crisi, che sono sempre crisi politiche in fondo, però anche tecnologiche. Però c'è anche un elemento di molto importante di infrastruttura tecnologica. Quindi vabbè, questo partirei da qui per pensare un attimo all'argomento di oggi. Una parola veloce sul social dilemma, che trovo molto utile per presentare questi temi, perché quello che fanno queste persone intervistate fondamentalmente è far vedere come la tecnologia non sia trasparente, no? Come una certa infrastruttura tecnologica tende a dare forma a una certa tipo di vita sociale, no? Quindi a determinare i nostri comportamenti, le nostre interazioni e così via. E questa viene presentata come una sorta di grande scoperta o di momento nuovo, no? In realtà, per uno storico, è abbastanza facile argomentare che la tecnologia ha sempre avuto questa funzione di dare forma alle nostre interazioni e alle nostre e alla nostra vita in una maniera piuttosto profonda. Voglio dire, si può andare alla radio, alla televisione, indietro e tantissime altre tecnologie e infrastrutture, no? Che abbiamo sempre usato, spesso non accorgendosi neanche che esistono quasi. Quindi in questo caso la cosa che trovo interessante e anche un po' curiosa da analizzare di questo documentario è che questa è una narrativa di Silicon Valley, che Silicon Valley fa di se stessa, no? Quindi sono molti protagonisti che scoprono che in realtà stanno facendo delle cose che hanno degli effetti che non si aspettavano. E quindi è un po' la narrativa del genio di Silicon Valley
che non è solo un genio, è anche un po' un genio del male, senza accorgersene ha creato questi mostri, no? Voglio dire, la campagna elettorale del 2016 è il momento di, per molti, dell'illuminazione, no? Di cosa sta facendo, di qual è il ruolo di Facebook nella vita politica americana. Questa cosa è un po' ingenua, no? Cioè, non dubito che poi molte persone effettivamente sono arrivate a una sorta di realizzazione in quel momento, ma in realtà le infrastrutture che emergono da Silicon Valley da decenni hanno una loro prospettiva sociale e anche politica piuttosto chiara, che è quella rappresentata dalla macchina di Elon Musk lanciata nello spazio, no? Quindi l'individualismo, no, radicale, il libertarianism radicale della West Coast, che trova la sua espressione tecnologica, no? Il che è connesso ma anche molto diverso dal liberalismo californiano dell'asse Berkeley-San Francisco, no? Cioè è la macchina di Elon Musk nello spazio contro il treno scassato che unisce San Francisco a Berkeley, su cui si muovono gli studenti che dal 1964 protestano contro la tecnologia come mezzo di oppressione, no? Quindi sono dei mondi che sono connessi ma non è la stessa cosa, quindi stavo facendo un po' una breve mappa per capire che c'è tutto un mondo politico di lunga durata dietro questo spazio, quest'area geografica che ormai è così importante nel determinare il nostro futuro, no? E quindi prendere con le pinze un po' tutte le narrative che vi arrivano, no? su questi temi. Ok, detto questo, magari una parola per introdurre una conversazione con Riccardo. Proprio sul termine, su algoritmo, che tra l'altro io trovo molto interessante anche da un punto di vista retorico, e quindi questo forse ci porta un po' nella direzione anche della narrazione che vogliamo affrontare. Algoritmo è una parola che ha una traiettoria semantica molto molto interessante, che praticamente cambia drammaticamente nel corso degli ultimi decenni, no? Perché fino a più poco tempo fa era una parola usata in certi contesti tecnici, no? Quindi matematica, programmazione, e aveva un significato non particolarmente misterioso o affascinante, una serie di istruzioni, no? Una serie di istruzioni che bisogna seguire per risolvere un certo problema o per affrontare una certa situazione, no? Quindi dei passi. In questo senso il concetto di algoritmo è sempre stato con noi, voglio dire il metodo tecnico con cui i babilonesi trovavano le posizioni delle stelle nel cielo erano degli algoritmi, una serie di istruzioni su come calcolare la posizione di una stella. Poi c'è una fase molto importante nel Medioevo islamico e nel Rinascimento europeo, con l'emergenza dell'algebra fondamentalmente, in cui si capisce che si può fare più astrazione, si possono creare dei set di istruzioni astratti che hanno molto potere proprio a causa di questa loro astrazione, no? Quindi perché possono essere applicate alle più svariate situazioni e sono sempre gli stessi. Un esempio che ha studiato una mia collega, Caitlin Rosenthal, è le semplici regole delle proporzioni, no? Si hanno tre termini, bisogna trovare il quarto in proporzione. Questa regola piuttosto semplice è un algoritmo e diventa un algoritmo fondamentale nelle transazioni economiche, per esempio nel mondo atlantico nel 6-700 e primo 800, perché chiunque, anche uno schiavo che viene portato dall'Africa occidentale agli Stati Uniti, si può impadronire di questa tecnica, di questo algoritmo, e con questo riesce a fare dei calcoli che possono servire per le transazioni di cui diventa parte. Questa cosa è molto interessante perché ci fa anche capire come un algoritmo diventa parte della nostra vita, ci aiuta, ci rende qualcosa più facile da fare, allo stesso tempo sta rinforzando un certo paradigma, sta rinforzando in quel caso un certo metodo di calcolo economico, una certa visione di un primo capitalismo. L'algoritmo non ci aiuta solo a fare quello che ci serve nell'immediato, ma fa anche altre cose, sta anche lavorando su altri livelli, e questo è vero di qualunque algoritmo, dai più complessi di oggi
alla regola del 3, come la chiamavano nel 600. Molto velocemente, arrivando al presente, ovviamente noi adesso non stiamo pensando a quello quando diciamo algoritmo, no? È qualcosa di molto più complesso. E stiamo pensando a qualcosa di meccanizzato, no? Quindi stiamo passando, l'algoritmo già nella prima età moderna, alcuni lo cominciano a immaginare come un qualcosa, una serie di istruzioni che però può essere meccanizzata, può essere eseguita da una macchina, in quel caso ovviamente una macchina meccanica, non un computer digitale. Però l'idea è lì, che l'algoritmo può essere eseguito anche da un non umano. E allo stesso tempo gli umani che seguono gli algoritmi sono un po' delle macchine. Quindi c'è questa idea che quando io eseguo un algoritmo mi comporto come una macchina. Questa cosa è già molto chiara nel 600. Infatti la parola computer, come forse molti sanno, si riferiva a delle persone che facevano dei calcoli secondo delle regole molto precise, e questi erano i computer, no? Computavano, no? Quello che l'algoritmo, implementavano l'algoritmo che avevano a loro disposizione. E tra l'altro le donne, c'è tutta una parte molto importante nella storia della scienza sulle donne che svolgono questi ruoli di computing. Fase, diciamo, più vicina a noi di questa storia è la digitalizzazione. Non è più una macchina meccanica su cui noi possiamo implementare un algoritmo, è un computer digitale. Qui esplode, a metà Novecento, il significato del termine algoritmo, comincia a diventare sempre più ampio, al punto che diventa onnicomprensivo, no? Cioè quando noi diciamo un algoritmo guida una macchina, cosa stiamo dicendo? Non stiamo più pensando a un set di istruzioni, stiamo pensando a del codice che viene eseguito da un computer, che ha un effetto su degli altri sistemi, umani e non umani, e che quindi causa tutta una serie di conseguenze. Quindi con questa frase, con questo modo di esprimerci, stiamo anche attribuendo una capacità di agire al computer, no? Quindi proprio quella che di solito noi attribuiamo agli agenti consenzienti, la stiamo attribuendo al computer. E con la capacità di agire ovviamente può venire anche la responsabilità, o può venire o non può venire, perché su questo punto cominciano ad esserci dei problemi, no? Quindi quando l'algoritmo che controlla una macchina piuttosto che un aereo causa un disastro, come andiamo a ricostruire le responsabilità? A quel punto l'algoritmo è un agente o non è un agente? Ovviamente queste sono cose molto importanti in una comunità, perché le comunità si definiscono anche in base ai confini che pongono tra chi è un agente e chi non lo è, no? Quindi tra chi è responsabile per quello che fa e chi non lo fa. Un pazzo nella nostra società, secondo certe definizioni, non è responsabile. Viene escluso da questa... Ma possono entrare delle macchine in questa categoria? Quindi si apre tutta una serie di temi molto, molto interessanti, credo, che hanno a che fare con noi stessi, con come concepiamo la nostra società, quali ne sono i limiti, quali sono i rapporti tra umano e macchina, e cos'è l'essere responsabile anche, no? La responsabilità. Quindi ecco, per non andare avanti troppo a ruota libera, passerei la parola a Riccardo, perché credo che qui entra il gioco anche proprio la questione di come raccontare, no, queste storie. Certo, ciao, grazie Massimo, grazie mille, ciao a tutti. Esatto, hai detto bene, come raccontare questi cambiamenti che stiamo vivendo. Come ha detto prima Jenny all'inizio dell'incontro, il mio ruolo nel progetto Teatro in Matematica, di cui questa chiacchierata in realtà fa parte, è quella di raccogliere dei dati che provengano da un settore lontano, apparentemente dal teatro, come appunto teorie matematiche più o meno complesse, più o meno alla portata di tutti, e appropriarsene, grazie all'aiuto e al supporto di un'equipe di docenti, spesso universitari, esperti dei vari argomenti che noi andiamo a toccare, e poi, una volta finita questa fase di formazione, cercare di trovare la modalità drammaturgica di raccontare
questi principi, ma raccontarli anche in modo tale che uno strumento duttile come la drammaturgia riesca in qualche modo a prendere una forma che alluda a quel sistema e a quel modello dato dalla teoria matematica o dal principio matematico di riferimento. E questa è un po' la sfida, questo è un po' ciò che faccio all'interno del progetto. E non posso fare a meno che pensare a questo, quando penso a questa chiacchierata di stasera, che in realtà è iniziata un po' di tempo fa, è iniziata, se non sbaglio, nell'ottobre del 2019, quando noi ci siamo visti per la prima volta con Massimo e Jenny per parlare di questo nuovo progetto, quindi facciamo uno spettacolo sugli algoritmi, che già all'epoca era un argomento molto d'attualità, se ne stava parlando, era uscito da poco, penso in edizione italiana, il libro di Shoshana Zuboff, quindi il capitalismo della sorveglianza, ed era un argomento d'attualità, anche un po' all'avanguardia, diciamo, no? Se ne stava iniziando a parlare, ma solo in determinati settori. Poi il progetto di fatto è stato sospeso perché c'è stato quello che c'è stato e adesso, quando poi ci siamo ritrovati di recente a parlare di questo progetto, io mi guardo intorno e il mondo è profondamente cambiato, nel senso che quello che prima poteva essere uno, pensando al ruolo degli algoritmi nella socialità odierna, quello che poteva essere quasi una prospettiva distopica, un come finiremo tra qualche anno se non stiamo attenti, no? Secondo proprio il modello di tutta la classica letteratura distopica dai tempi di Orwell a Huxley, ai romanzi un po' visionari di Philip K. Dick, quindi una prospettiva futura, no? Diciamo il narratore che in qualche modo vede avanti e si fa un po' Cassandra e dice se non stiamo attenti andremo a finire lì. Non è più così, nel senso che c'è stata un'accelerazione, come diceva Massimo, algoritmica rispetto all'azione e alla profonda commistione tra dimensione tecnologica e dimensione sociale. Sostanzialmente è come se noi come società civile, non solo in Italia, fossimo in qualche modo caduti dentro la dimensione della comunicazione digitale, perché per molti mesi, e ancora adesso è così, il computer, il digitale, è stata l'unica possibilità che abbiamo avuto per entrare in comunicazione con i nostri simili, per lavorare, per fare scuola. E, una volta, prima, c'è un prima e un dopo, secondo me questo è proprio uno spartiacque fortissimo a livello culturale, c'è un prima e un dopo. Prima era come se, diciamo, le grandi società, Google, Facebook, Amazon, facessero un po' a gara per inseguire quello che la gente faceva nella loro vita quotidiana, per raccogliere appunto tutti questi dati da poter poi elaborare per finalità legate al marketing, forse. E adesso non è più così. È come se fossimo andati noi, una volta che c'è stata la pandemia, a bussare alla loro porta per dire, per favore, dateci voi la possibilità di comunicare tra di noi, perché se non ci siete voi, noi non comunichiamo più. E quindi è come se fossimo proprio caduti dentro questa... Massimo ha usato un termine... mi ha spiegato questo concetto di black box che esiste all'interno della riflessione algoritmica, ovvero una sorta di, come dicevo, un insieme di operazioni, adesso spero di non parlare a sproposito visto che non sono un esperto della materia, gli algoritmi appunto sono un insieme di operazioni in sequenza che portano a un risultato, però spesso queste operazioni vengono come automatizzate, vengono date per scontate, non c'è più una sorta di controllo umano sulla bontà di queste operazioni e quindi si dà per scontato che una certa fase del processo avvenga in automatico, e questa cosa si chiama black box. Quindi a me sembra interessante che è un po' come se ci fossimo caduti noi dentro questa black box da quando poi c'è stata la pandemia, e questo è per chi poi deve raccontare
è un problema, è estremamente stimolante, ma è anche un problema, perché appunto non è più tanto attuale quella che poteva essere all'inizio un'idea, la prospettiva distopica, quindi immaginiamo di raccontare un futuro in cui l'algoritmo domina, non è più attuale perché di fatto noi siamo già in una realtà in cui l'algoritmo domina. E, l'algoritmo determina la socialità, quindi noi siamo continuamente fornitori di dati, ma lo siamo diventati dal momento in cui ci svegliamo, dal momento in cui andiamo a letto, senza neanche uscire di casa. E, chi poi utilizza questi dati? Perché li utilizza? Con quale finalità? Commerciale? O, vista la grandissima quantità di dati disponibili, un utilizzo può essere anche inizialmente politico, cioè di persuasione non tanto a comprare un prodotto, quanto magari a votare un certo candidato a interiorizzare determinati valori che poi ti spingano a un certo comportamento. Queste sono tutte le domande aperte, di cui parla benissimo appunto la Zuboff nel suo libro. Ma il punto è questo, che è come se noi fossimo già entrati in questa dimensione distopica, ma non ce ne accorgiamo ancora del tutto. Quindi una possibile chiave per raccontare quello che stiamo vivendo, secondo me, può essere più quella del cercare di guardare molto bene il presente, e però cercando di andare al di sotto di questa superficie in cui apparentemente è un po' tutto come prima, semplicemente stiamo usando un pochino di più il computer, ma sotto è come se ci fosse una rete, una griglia di dati continui, che è come se ci tenessero in piedi ed andassero anche a formare continuamente la nostra visione del reale, perché il nostro rapporto con la realtà non passa più attraverso la percezione diretta in molti casi, ma è proprio data da una struttura algoritmica. Concludo adesso, per poi far andare avanti il discorso. Mi viene in mente, sempre parlando di modelli letterari o cinematografici, Orwell è appunto un grande maestro, perché parlava di questo grande fratello in questa società in cui tutti, come adesso, si è continuamente sotto sorveglianza, no? Tutti, non c'è più la privacy, no? Di fatto il protagonista si nasconde al riparo dallo teleschermo che inquadra tutti per sempre, per tenere un diario che poi in realtà è già una cosa vietata. Però in quel contesto si sa qual è lo scopo dell'osservazione. Il Grande Fratello è un sistema ideologico per cui chi in qualche modo si allontana o non riconosce o mostra di non avere interiorizzato quei valori è un nemico e deve essere fatto fuori. Ok, questo è molto chiaro. Quello di cui parla appunto Shoshana Zuboff nel suo libro è non tanto il Big Brother, ma il Big Other. Quindi rimane questa dimensione di raccolta continua di dati. Noi siamo sempre sotto sorveglianza, ma non riusciamo più a capire bene chi è che ci osserva e perché ci osserva e che cosa deve farsene di quello che osserva. È come se l'ideologia fosse diventata l'osservazione stessa del comportamento, ed è tutto molto più sfumato. Nel mondo di Orwell era evidente, sapevi cosa dovevi fare, sapevi cosa non dovevi fare. Qua invece viviamo in una dimensione di apparente calma in cui tutti facciamo le nostre vite, ma abbiamo sempre come una telecamera puntata davanti, una telecamera che in realtà è negli strumenti che viviamo tutti i giorni. Per questo, secondo me, si può parlare di dimensione politica appunto della sorveglianza, e raccontarla forse non si può più fare adeguatamente col modello di Orwell, ma mi viene in mente per esempio un riferimento che tutti conoscono sicuramente molto bene, Black Mirror, un'altra serie che si trova su Netflix, che secondo me non racconta più tanto il futuro, racconta una contemporaneità, racconta l'attualità, sì, un pochino più raffinata nel design, ma di fatto sta parlando dell'oggi in maniera, può essere un futuro tra 10 anni, ma non più in là di 10 anni. Ed è un modo per raccontare la contemporaneità, però in modo non strutturato, in modo frammentario.
ogni episodio di Black Mirror racconta un aspetto della tecnologia, perché quando sei troppo dentro la contemporaneità è difficile vedere un sistema, una struttura all'interno del quale inserire tutti i movimenti, tutti gli elementi dinamici. Non so cosa ne pensi, Massimo o Jenny. Questa è un po' la riflessione che ho fatto pensando al tempo che è passato. Sì, no, mi sembra. Allora, hai dato tutta una serie di spunti. Quest'ultima cosa su Black Mirror è assolutamente rilevante, credo. Tant'è vero che quando insegno corsi su vita algoritmica o cose del genere, gli studenti subito mi rispondono con Black Mirror, no? È il loro modo di capire quello che stiamo discutendo. E allora poi a quel punto si rendono conto di cosa fa veramente Black Mirror, cioè questa usare appunto dei linguaggi come il grottesco per enfatizzare dei frammenti di quella che è la loro vita, no? E quindi è come se in Black Mirror troviamo un po' un terreno comune in cui possiamo dialogare, loro capiscono subito di cosa stiamo parlando, non siamo più nell'astrazione della teoria sociale o filosofica, ma siamo nell'esperienza quotidiana che loro hanno a partire dal loro smartphone da cui non riescono a staccarsi. Quindi è molto, quello è stato un terreno proprio empiricamente che ha funzionato come modo di comunicare con gli studenti, e loro lo usano come linguaggio proprio, no? Sembra un episodio di Black Mirror, è una cosa molto, molto chiara adesso, ha un significato e apre un certo modo di una certa conversazione, un certo modo di parlare. Perché il problema, come dicevi, è proprio non tanto immaginare cosa può succedere tra 10 o 20 anni, ma vedere, no, quello che in realtà sta già succedendo, seguire delle tracce. E anch'io credo che quando si è troppo immersi in una situazione non si può averne una visione d'insieme soddisfacente. Questo è un grande problema degli storici, no? Per cui c'è sempre questa domanda: quando è che puoi fare storia di qualcosa? Quanto tempo deve essere passato, no? Che è un po' una domanda magari non necessariamente così cruciale il più delle volte, però c'è un qualcosa che ha a che fare col fatto di essere pienamente immerso in un processo e quindi non essere in grado di averne una visione d'insieme, soddisfacente, analitica e così via. E quindi la frammentarietà, no? Il raggiungere, cogliere degli elementi e poi cercare di metterli insieme, no? Come stavo facendo all'inizio con la connessione tra 11 settembre e pandemia Covid-19. Sono degli elementi, no? Però vedi che hanno come una somiglianza di famiglia, no? Cioè ci sono delle cose che stanno succedendo con dei pattern simili, quindi magari ci dice qualcosa di più. Sull'argomento della visibilità degli algoritmi c'è una cosa che mi affascina molto, e che è il fatto che è un problema parlare di algoritmi e immagino anche rappresentarli drammaticamente o in varie forme artistiche, anche perché quando ne parliamo non è che ci venga un'immagine precisa in mente, no? Cosa pensate quando dice un algoritmo? Una formula? Un pezzo di codice, di software? Sì, ma non è solo quello evidentemente, perché se diciamo un algoritmo guida la macchina, ci sono altre cose. Quindi è un termine molto non definito, lasciato molto flessibile e per questo anche potente, che ha una materialità liminale, potremmo dire, una materialità solo parziale, per cui c'è un qualcosa di materiale, perché ovviamente c'è il digitale non è vero che sia immateriale, no? Il digitale anzi ha una sua materialità, un suo consumo di energia, ha una dimensione, no, anche sporca, se vogliamo, no? Mi piace sempre, c'è un articolo bellissimo che uscì un po' di anni fa su Silicon Valley che contrastava la superficie molto lucente, brillante, pulitissima e super tecnologica di Silicon Valley, no? Quello che c'è sopra, Google, Facebook, Stanford. E sotto è una zona in realtà molto inquinata, perché è una zona in cui per tanti anni si sono costruiti materialmente computer, si è fatto molto lavoro industriale e è fortemente contaminata, no? Quindi è un po' una metafora di questo mondo lucente, luminoso e immateriale, no? Lo schermo, no? Cos'è? Immateriale, non c'è niente. Beh no, in realtà no, c'è tutto un mondo di
ovviamente globalizzato, di produzione, di inquinamento, di uso di energia, quindi c'è come la materialità, no? È che facciamo fatica a vederla, quindi ancora il tema della visibilità, dov'è che è la materialità del mondo del digitale? Beh, magari nelle Filippine, dove ci sono dei lavoratori che stanno aiutando gli algoritmi a trovare i video che bisogna censurare su YouTube. È uscito un libro proprio su questo l'anno scorso, Behind the Screen, no? Quindi dietro lo schermo. Cosa c'è dietro il tuo bello schermo che fa tutte le cose che vuoi subito e rapidamente? C'è anche questo, c'è anche un mondo di gente sottopagata che lavora, perché gli algoritmi, un'altra cosa interessante sugli algoritmi che si scopre dopo un po', che si parla con chi effettivamente ci lavora, è che in realtà non sono mai pienamente autonomi, hanno sempre bisogno di lavoro umano per funzionare ed essere applicati, e questo lavoro umano spesso è un lavoro in condizioni, diciamo, non ideali e nel sud del mondo. Quindi scusa, con questo ritorno indietro, era la questione della materialità e della visibilità, no? Quindi forse rendere visibili quello che apparentemente è invisibile, immateriale, etereo, potrebbe essere, no, una sfida per portare gli algoritmi dove dovrebbero essere, al centro delle nostre conversazioni, no? La questione della politica anche che hai toccato mi sembra molto rilevante, no? Quindi, in che senso possiamo dire che gli algoritmi sono politici? Come dicevi tu, non c'è più, non sembra cogliere l'essenza del nostro momento, la visione orwelliana di un controllo top down, no? Per cui c'è un chiaro piano, una chiara strategia che guida tutto e che impone, no, dall'alto. Evidentemente la situazione è più complessa in questo momento. Ci sono, e per certi versi collegata a quella visione libertarian che suggerivo all'inizio, cioè c'è quasi un eccesso di, o almeno c'è, noi abbiamo la sensazione di essere, di esprimere la nostra individualità in maniera quasi illimitata quando siamo online, no? È questo che noi stiamo seguendo, non abbiamo il senso di essere oppressi, non ci sembra di essere guidati, controllati, oppressi, quindi secondo me bisogna lavorare appunto su queste, su come funziona in realtà l'elemento politico che è in qualche maniera insito, no, e pervasivo in queste tecnologie, facendo riferimento a una frase che c'era nella clip dell'iniziale, sulle conseguenze non immaginate delle tecnologie. Mi ricordo che già nel 2015 erano venuti degli ingegneri di Google a parlare sul campus di Berkeley con alcuni di noi, e ci dicevano proprio questa cosa, una cosa molto simile a quella che viene citata nel documentario. Ci dicevano: ma c'è chi usa l'iPhone in Texas, quando chiede informazioni su cliniche per interrompere la gravidanza non gli viene niente, non trova dove sia possibile trovare una di queste cliniche, e non capiamo perché noi non l'abbiamo programmato in questo modo. Oppure un'altra cosa era i primi algoritmi razzisti, no, tra virgolette, che dicono: ma come, c'è un algoritmo per dare credito, per aiutare la banca a decidere se fare credito a certi clienti, e sistematicamente questo algoritmo sta escludendo gli afroamericani, ma noi non l'abbiamo programmato per fare questo. Quindi è molto bello, insomma, è stato molto rivelatore questo momento in cui lo stesso team di ingegneri veniva a dirci: questi algoritmi stanno facendo delle cose che però non erano state programmate a fare. Qui entra in gioco il machine learning, no? E come questi algoritmi operano, come si inseriscono nel nostro mondo e in qualche maniera ne amplificano certi problemi e certi elementi discriminatori piuttosto che aiutarci a superarli. Grazie Massimo. Volevo, vi interrompo perché nel frattempo Maurizio Pisatti, che è un compositore che voi conoscete bene perché è, diciamo, il compositore spesso delle nostre opere teatrali e adesso autore di tutto il progetto Pacta Sound Zone, ha scritto una cosa bellissima facendo riferimento a una pièce che noi abbiamo messo in scena con la regia di Annick Raimondi, che era La commedia della vanità di Canetti, che è anche proprio un collegamento storico, perché Canetti
la scrisse tantissimo tempo fa, ma molto molto, come posso dire, attuale da qualche parte. E Maurizio Pisati ci ha scritto nel commento: questa privacy volontariamente persa è ancora più dura della proibita vanità di Canetti, dove gli specchi non neri sono il punto di fuga. Poi dice: grazie, è bello ascoltarvi e riflettere come uno specchio, perché nella commedia di Canetti moltissimi anni fa si immagina una società in cui non è più possibile guardarsi, l'immagine è persa, bisogna rompere gli specchi, bisogna stracciare le fotografie. Lui si era ispirato all'incendio dei libri di Berlino, e commedia assolutamente distopica, però diciamo che questo universo già letterariamente era presagito. Quindi ringrazio Maurizio Pisati di questo collegamento, e anche mi volevo collegare a quello che tu avevi detto, Massimo, del riferimento che gli studenti fanno a Black Mirror, e secondo me questo sottolinea l'importanza del nostro lavoro, cioè del lavoro di Riccardo, mio, di chi si deve occupare in qualche modo di rivelare attraverso dei linguaggi degli argomenti, perché vedi che poi sono dei punti di riferimento, no? E allora è importante, oggi in una registrazione radio per Piazza Verdi, per Radio Rai 3, ero con Stefano Sandrelli, un altro scienziato che collabora con noi, a cui Oliviero Pontedipino, il conduttore, ha chiesto se trovasse necessaria questa divulgazione della scienza attraverso il teatro e attraverso la scienza, e Stefano Sandrelli dice: è fondamentale proprio per far sentire le persone incluse dentro una visione. Quindi diciamo il nostro ruolo e il nostro lavoro, che speriamo di poter continuare a fare, è anche quello, insomma. Scusate questo intermezzo, ma che faceva un po' da collegamento. No, scusami, su questo punto mi sembra molto importante, nel senso che quello che abbiamo detto finora è cominciare a imparare a vedere certi processi che per una serie di motivi tendiamo a non vedere, no? E poi però può subentrare la fase disperazione, no? La fase, allora siamo praticamente dei piccoli burattini controllati da qualcosa che è completamente al di là delle nostre capacità di controllo, no? E quindi noi non possiamo controllare chi in realtà ci controlla. Questa cosa emerge spesso quando si fanno i discorsi sulla governance degli algoritmi, no? Che adesso è diventato di per sé un argomento di conferenze e di dibattiti, ossia come controllare e minimizzare alcuni degli effetti a cui abbiamo accennato finora. E diventa chiaro che è molto complicato tecnicamente, politicamente, così via. Però, ecco, quindi qui può subentrare facilmente il sentirsi in balia di entità e tecnologie che sono irraggiungibili, che sono, in qualche maniera, c'è una traiettoria disegnata a cui non possiamo sfuggire. Ecco, invece vorrei invitare e quello che potete fare soprattutto voi è aiutarci a evadere da questa prospettiva di una traiettoria ineluttabile, no? Perché in tecnologia non c'è mai stata una traiettoria ineluttabile. Anche quando c'era la corsa agli armamenti con i missili nucleari, che sembrava la cosa più difficile da fermare o modificare, in realtà non era il caso. Il problema è che la soluzione non era di per sé tecnologica, ma era politica, no? E quindi anche adesso, in qualche maniera, io penso che la soluzione che arriverà, che potrebbe arrivare a una serie di problemi a cui stiamo facendo riferimento, non sarà il technological fix, non sarà quello che magari si sognano alcuni tecno-utopisti di Silicon Valley, per cui a un problema tecnologico rispondi semplicemente con un'altra soluzione tecnologica e hai risolto tutto. È una questione di democrazia, di politica, di decidere che tipo di società si vuole essere, di azione collettiva e così via. Quindi la coscienza di queste cose tramite, appunto, parlavamo di Black Mirror, le arti in generale, la capacità di rappresentare i dilemmi, no? Di fronte a cui ci troviamo, credo che sia fondamentale per poi fare arrivare a quest'altra fase, no? Altrimenti si resta bloccati nella sensazione di essere totalmente determinati da altro, no? Che non è molto di per sé, sì, sì. Non porta molti frutti.
Sì, grazie Massimo. Io magari no, hai... ancora brevemente, perché sì, purtroppo ci avviciniamo, sarebbe bellissimo continuare a disquisire, ma non possiamo esaurire tutte le sfaccettature che questo argomento porta, lanciamo solo delle. Quindi grazie Riccardo, magari appunto se ci riconduci un po' sulla sì, via della rappresentazione. Guarda, in realtà ogni volta che parla Massimo, poi gli spunti sono sempre tantissimi. A me sono piaciute delle cose proprio perché in effetti era un po' quello che dicevo all'inizio. Abbiamo davanti questo modello della distopia classica, no? Che però dobbiamo anche, secondo me, imparare un po' a capire che non è più un modello, è un modello eccezionale, ma forse non è più tanto adatto a raccontare questo presente. Io faccio un esempio, se posso fare un esempio proprio personale. Io, vabbè, anch'io insegno e anch'io faccio laboratori di teatro nelle scuole con i ragazzi adolescenti, e proprio l'anno scorso ho voluto lavorare su questo tema, proprio quello della sorveglianza, proprio a partire da Orwell, eccetera, e quindi facevo venire fuori determinati temi, come appunto, ragazzi, vedete che appunto la privacy oggi non esiste più, è un concetto superato, perché noi sapete che ogni volta che usate il cellulare e andate su Facebook, in realtà non siete da soli nella stanza, ma siete connessi col mondo, siete pubblici, no? E la cosa scioccante che mi è arrivata da loro, che sono più avanti di me, quindi vedono sicuramente meglio di me il mondo, è non tanto oddio non lo sapevamo assolutamente, ma una pacifica consapevolezza che è così. Ma è ovvio, sì, ma noi lo sappiamo che la privacy non esiste più. Ma quello che ci divideva non era tanto un gap di conoscenza. Loro pensavano che ci fosse la privacy e invece io sapevo che non c'era, perché sono di un'altra generazione più consapevole. Non era affatto questo. Il discrimine era il valore dato al concetto di privacy. Per me, per quelli della mia generazione, dire guardate che non c'è la privacy, non c'è più privacy nel mondo d'oggi, è come dire, è l'argomento finale. Non c'è privacy, quindi l'implicazione, quindi è male. Ma per loro no. O vedere il concetto è... No? Vedere che ci sarebbe un'alternativa. Mentre loro no, come dici, vedono. No, esatto, ma loro anche proprio a livello antropologico partivano da questo dato, ma in assoluta serenità. Sì, non c'è più la privacy. Quindi, ma va, cioè, perché è una cosa di cui c'è bisogno? Si è persa questa cosa. Ed è questa la cosa interessante che secondo me invece ha detto bene. Poi non lo so, facevo l'esempio del tipo, ma non lo so, ma non vi colpisce il fatto che se tu scrivi una cosa, un tuo parere su Facebook rispetto a qualunque cosa o magari ce l'hai con qualcuno, puoi perdere il lavoro, per esempio, no? Magari se esprimi un parere, non lo so, a livello politico, puoi perdere il lavoro, come già succede. Non importa che poi magari siano opinioni considerate sbagliate, ma è importante, cioè non è grave che nel momento in cui dici una cosa su un social a livello personale perdi il lavoro? La risposta è stata assolutamente no. Tu lo devi sapere quando vai su un social quello che dici. È una responsabilità che ti devi assumere. Quindi da un lato, non so come dire, è come se un po' fossero già vaccinati su questo, un po' non fosse considerato un problema. Ma se io penso alla mia generazione e alla generazione successiva alla mia, che è quella con cui io mi interfaccio, se si è perso il concetto, l'importanza dell'idea di privacy, vuol dire che c'è in atto un cambiamento antropologico. Sicuramente c'è in atto un cambiamento antropologico, che non voglio dire che sia negativo, perché non voglio in qualche modo moralizzarlo, come faceva Orwell, no? Come facevano tutti i grandi distopici, no? La grande letteratura distopica fa questo, cioè guardate, memento mori, no? Attenti che finiremo lì e questa cosa è sbagliata, non dobbiamo finire lì. No, perché i distopici, i classici, parlavano del futuro,
Noi invece parliamo del presente, e quindi per questo ha ragionissima Massimo quando dice che non bisogna entrare nella prospettiva pessimistica da fine del mondo. No, è semplicemente un cambiamento in atto, che è comunque un cambiamento antropologico. È uno degli aspetti di quell'uomo macchina di cui lui parlava prima. Se la macchina ci in qualche modo regola il nostro agire, lo scandisce, noi diventiamo delle macchine un po'. Ma che cosa vuol dire che diventiamo delle macchine? Che perdiamo l'emotività? Che diventiamo iperrazionali? O semplicemente che si crea una nuova creatura, un essere senza privacy, che ha ancora sicuramente tantissimi aspetti di umanità, altri magari li perde, altri li trasmuta. E questo è estremamente interessante, perché è un processo da osservare, ma è un processo in cui siamo completamente immersi. Sì. Non so a cosa ne pensate. Assolutamente. Ed è proprio è importante queste ultime osservazioni a portarci a stare al di fuori di un giudizio e continuare, esatto, ad alimentare la speranza, perché altrimenti saremmo persi. Oltretutto, in un momento come questo c'è un bisogno incredibile, sì, sì, no? Sì, sì, sì. Mano ci vede allontanare anche la possibilità di vivere la scena. Di esercitare la nostra arte dal vivo, davvero. Per adesso questa prospettiva è ancora lontana, ma noi dobbiamo continuare ad alimentare questa speranza e anche a confrontarci, anche in questo modo, utilizzando in fondo questi sistemi che una volta avremmo forse, diciamo, disdegnato o non gli avremmo dato assolutamente importanza. Io andrei avanti tutta la notte con voi. Intanto ringrazio tantissimo Massimo Mazzotti, che tra l'altro era stato anche il nostro consulente biografo sul spettacolo della Maria Gaetana Agnesi, non l'ho citato prima, e ringrazio tantissimo anche Riccardo Mini, che io lo dico senza paura di essere contraddetta, è stato tra i primi, se non il primo, 20 anni fa, drammaturgo, a mettere in scena la matematica, cioè a darci la possibilità di farlo. Quindi questo è ancora un processo che va avanti da tanti anni e anche subirà delle evoluzioni nel tempo. Io tra l'altro lancio un breve messaggio anche a chi ci sta ascoltando, di darci, in base a quello che avete sentito stasera, diventate anche voi parte del nostro brainstorming su questo spettacolo, dateci degli input, delle idee, perché noi sicuramente possiamo prendere in considerazione. Creiamo al volo, mi è venuto in mente in questo momento, un rapido contest, lanciateci in base a quello che avete sentito cosa vi ispirerebbe voi questo argomento, come vorreste vederlo rappresentato. Io purtroppo devo andare alla chiusura ricordandovi che questo è il secondo appuntamento di Scienza per Aria, ce ne sono molti altri. Durante tutta la settimana, ogni giorno verrà pubblicato un contenuto artistico di tutti gli artisti che avrebbero dovuto essere in scena con noi, ma che purtroppo non hanno potuto esserlo, e quindi ci hanno regalato dei contributi, delle sorte di making of dei loro spettacoli, da Filippo Tognazzo domani per i bambini, Nina le Stelle, Sara Parziani, Andrea Brunello, Francesca Vitale, Fabio Banfo e il nostro archeoastronomo Giulio Magli, con cui facevamo il nostro cult al planetario sull'archeoastronomia. Ci siamo andati lo stesso virtualmente al planetario, quindi ci sarà. Seguite proprio sul nostro sito, dappertutto, il pacta.org, il programma. Per arrivare allo scoppio finale, lo dicevo ieri sera, siamo partiti dai microorganismi, non li chiamo microbi, sennò Bertacchi si arrabbia, microorganismi. Noi, la società, siamo passati attraverso tante società, la società degli algoritmi, che io ormai adesso vedo come dei personaggi, e per arrivare allo spazio, il 20 febbraio viaggiamo nell'universo con un spettacolo mai visto, Black Black Sky, Giorgio Rossi, Sosta Palmizzi, la compagnia di danza, i Nuovi Scalzi, noi con Riccardo Magherini, Anni Graimondi, la sottoscritta, lo spirito di Stefano Sandrelli. Facciamo un viaggio in un teatro bellissimo all'italiana di Castiglion Fiorentino, facciamo un viaggio nell'universo con un'astronave tutta scalcinata, e quindi siamo passati dai batteri agli algoritmi alle stelle. Io vi lascio Massimo e Riccardo salutare il pubblico e a prestissimo. A presto, ciao. A presto, ciao, grazie. Ciao, buona serata.